Carina Cascella mette in guardia Chicco Onalli da Ambra Lombardo, le ultime dichiarazioni dell'opinionista. Carina Cascella ha rilasciato un'intervista a Nuovo TV in cui mette in guardia Chicco Onalli da Ambra Lombardo. Ecco le ultime dichiarazioni della tronista. Grande Fratello 16, Chicco Onalli e Ambra Lombardo sono una coppia. Dalla prima settimana del Grande Fratello 16, Chicco Onalli ha messo gli occhi sulla bella professoressa Ambra Lombardo. Lei, però, ha voluto mantenere le distanze per portare rispetto al suo fidanzato Marco. In realtà anche lei era rimasta molto colpita dall'hairstylist. Infatti, quando lei è stata eliminata, ha deciso di lasciare il suo compagno e di tornare in casa per confessare i suoi sentimenti a Chicco. Chicco Onalli ne è stato felicissimo, tra loro sono scattati dei baci appassionati. Una volta che il reality è terminato, Ambra e Chicco sono stati ospiti più volte di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e hanno dichiarato di essere una coppia a tutti gli effetti e di essere innamorati. Carina Cascella mette in guardia Chicco Onalli, non è la donna giusta per lui. Carina Cascella aveva attaccato più volte Ambra Lombardo nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. Secondo l'opinionista, la modella non è per nulla interessata a Chicco Onalli, ma sta facendo di tutto per la popolarità. Intervistata dal settimanale Nuovo TV, diretto da Riccardo Signoretti, Carina Cascella ha ribadito il suo pensiero. Chicco è un uomo educato e per bene. Per me è rimasto colpito dalle lusinghe di una bella donna ed è più che normale che sia cascato nel suo tranello. Ma secondo me Ambra è più interessata alla TV che all'amore. Anche quando Ambra è entrata nella casa ed è scattato il bacio con Chicco, Carina non le ha creduto. Ecco le sue parole. È stato un bacio finto. Sembrava Rossella o era in via col vento. Se Ambra non fosse rientrata in casa per dirglielo non l'avremmo più rivista. Lei senza di lui non è riuscita a creare nessuna dinamica interessante. Carina ha mandato un messaggio molto chiaro a Chicco Onalli. Gli consiglio di non farsi abbindolare e di andare oltre le apparenze. Gli auguro con tutto il cuore di vivere al più presto un nuovo amore, ma Ambra non è la persona giusta per lui. Gli attacchi della famiglia di Chicco Onalli. Ambra, nel periodo in cui Chicco era ancora all'interno della casa del Grande Fratello 16, ha dovuto difendersi su più fronti. Non solo dagli attacchi degli opinionisti, ma anche da quelli della famiglia di Chicco. Setina Cipollari è stata piuttosto leggera nei suoi confronti limitandosi a dire che secondo lei è ancora presto per parlare di amore, lo stesso non si può dire del secondogenito Francesco che ha dato ad Ambra della stratega. Chicco Onalli ha chiarito che ora è tutto a posto, sarà davvero così?